Non vi è donna Roccamandolfi che non sappia preparare gli gnocchi. Il borgo matesino non disperde la tradizione e la sapienza gastronomica, tramandandola da madre in figlia da generazioni remote. La gnoccata che va in scena da circa 30 anni in occasione dei festeggiamenti al patrono San Giacomo non è soltanto un appuntamento con una bontà che edizione dopo edizione vede aumentare esponenzialmente le presenze. Il sapore genuino e amagliatore degli gnocchi fatti a mano, come si usava una volta, è la sintesi dei prodotti a chilometro zero del territorio. Patate, farina, pomodori, salsicce e gli aromi che servono a insaporire il sugo sono l'espressione finale del lavoro sui campi matesini. Ieri sera la sala polivalente del centro parrocchiale Don Pasquale Prioriello non è riuscita a contenere i fans della gnoccata e per accontentare tutti le tavolate sono state sistemate anche su piazza Guglielmo Marconi. Chi conosce questa sagra ritorna sempre, dai paesi limitrofi come da quelli di fuori regione è immancabile la delegazione dei devoti di Pietravairano a San Liberato Martire che ogni anno svalicano il matese del versante campano per raggiungere Roccamandolfi. Veniamo tutti a piedi il primo venerdì di giugno, poi ci sta questa fratellanza che veniamo anche per la ricorrenza della festa patronale che oggi ricorre dopo questa pandemia, siamo ritornati anche quest'anno. Il successo di questa sagra è da ricercare nell'impegno e la dedizione delle donne del paese. Va a loro il plauso di questo bel momento dell'estate molisana, un lavoro stratosferico che inizia il giorno precedente per impastare tanti chili di farina. È ormai diciamo un appuntamento fisso dell'estate non solo roccolana ma dell'estate molisana, il giorno del patrono di Roccamandolfi San Giacomo, a fianco alla festa civile viene quella della gnoccata. Tante persone da ogni parte del Molise ci vengono a trovare, un ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione e soprattutto alla scuola Candorum e al gruppo delle volontarie, tante donne che fanno e cavano questi gnocchi rigorosamente a mano, che con passione, determinazione e entusiasmo portano avanti quella che è una tradizione della nostra comunità.